ci saranno circa 300 capi presenti, ma dall'altra parte ci saranno appunto questi padiglioni dove verrà offerto il prodotto finale, quindi il piatto a base di carne bovina piemontese. La carne di piemontese in questi anni è migliorata, si è adeguato ai tempi anche grazie al lavoro dell'associazione che ha fatto per conto degli allevatori di Piemontese. È un punto importantissimo durante la stagione delle manifestazioni, perché mettiamo in campo quelli che sono una delle nostre peculiarità, appunto la nostra razza, la nostra piemontese. La location è quella del mia, che benissimo si presta a questo tipo di manifestazione. Ci sarà un corollario intorno, non soltanto legato a quello che è la razza bovina, ci saranno manifestazioni, dunque una o due giorni non soltanto di festa ma di forte promozione del territorio. Andiamo a promuovere quello che è una razza, la razza bovina piemontese, quindi che è uno degli elementi cardine di quella che è l'enogastronomia locale di tutto il Cuneese, quindi molto volentieri siamo vicini a questa iniziativa, cerchiamo di promuovere questa iniziativa perché riteniamo che la razza bovina piemontese sia assolutamente un'eccellenza del territorio cuneese. Mia, che è nato nel 1997, è proprio il primo di dicembre di quest'anno, quindi compierà 20 anni. Lo festeggeremo questo momento, lo festeggeremo a Pollenzo il 30 di novembre, non solo come Mia che è storico, ma anche in virtù di quello nuovo gestore del polo agroalimentare o del polo agri-food regionale. Una capacità di organizzazione del prodotto, delle specialità più vocate di questa provincia, in uno scenario, un orizzonte che è quello delle relazioni turistiche, delle relazioni enogastronomiche, del paesaggio, quindi un mix vincente di elementi fortunati di questa provincia. Uno dei grandi appuntamenti con la grande enogastronomia della provincia di Cuneo. Alcuni anni fa avevamo coniato uno slogan che era provincia di Cuneo, isola del gusto. Isola un po' per la mancanza di collegamenti che giocano a nostro sfavore, ma che hanno permesso di preservare un territorio straordinario e hanno fatto industriare i nostri produttori, i nostri allevatori, a mettere sul mercato un prodotto di eccellenza. Durante la conferenza stampa abbiamo sentito i numeri straordinari e i posti di lavoro collegati all'allevamento della razza bovina piemontese. Abbiamo potuto degustarla ed è un prodotto fantastico e sicuramente una tucca abbiamo in più sul mercato del turismo per vendere il nostro territorio, ma insieme condirlo con la grande enogastronomia.